Eccoci e bentornati sul mio canale. Riprendiamo con Watch Dogs 2. Allora, siamo arrivati qui al quartier generale, a quanto pare del DedSec, e vediamo un po' che cosa dobbiamo fare. Funge? Ah, ok. Iniziamo subito con un bel dito medio, bello. Ok, è un ascensore, figo. Azione completata, a casa. Ehi! Era ora. Josh e io ne abbiamo parlato. E dato che da un sacco che vogliamo metterlo in culo alla Bloom... Allora, servono due cose per distruggere la Bloom. Convincere la gente che hai ragione e che non sei solo un troll. E un sacco di bot per gestire i dati elaborati dal sito OS. Grazie, Josh. Abbiamo passato la notte a modificare la tua app, così i tuoi follower la scaricano e noi possiamo usare i loro processori. Ma è tutto vero, facciamo sul serio. Certo che facciamo sul serio, svegliati. Esatto! I barbari sono alle porte, pronti a far saltare un po' di teste romane. Ci concentreremo su alcune operazioni d'alto profilo, perché se la gente vede e ride, poi si scarica la nostra app. Mm-hmm. Giusto. Tranquillo. Inizieremo con una cosa divertente. Marcus! Eccoti qui, vivo e vegeto. Non ci contavo dopo il tuo giretto. Vieni qui, devo mostrarti una cosa. Ammira, la nostra app di ricerca open source. Ecco, beh, tutti noi qui condividiamo i punti deboli che troviamo e incoraggiamo gli altri a condividere lavoro, ricerche, eccetera. Ok, ma che fa un'app di ricerca? Amplia le conoscenze? Ci rende irresistibili agli occhi di chi ci piace? Cosa? È un po' come conosco il Kung Fu, insomma. Se il Kung Fu fosse di moda e non facesse così 1999? Certo. Seleziona l'app ricerca e premi. Allora, dove sta App Shop? Media Player. Eccolo qua. Ricerca, seleziona potenziamento e come creare componenti per crearlo. Sblocca potenziamenti. Creando potenziamenti sblocca sempre più opzioni. Seleziona un potenziamento e combinalo. Ok. Però mi diceva tipo di utilizzarlo. Utilizza questa app per scegliere i potenziamenti. Quindi ce l'ho. Ah, già ce l'ho attiva. Perfetto. Seleziona abilità e tieni premuto X per attivarla. Ricerca. Botnet, modder, controllo remoto, precisione di tiro. Io andrei più di combattimento più che hackeraggio. Ancora più sblocco nel modo, blocco nel modo, pronto per la ricerca. Ok, facciamoci questo. Lesto di mano, aumenta follower, esplorare nel modo, ottenere punti ricerca. Quanti altri ce ne abbiamo? 4. Ci abbiamo ancora più lesto di mano, mano ferma, 0 chiavi ferme, 0 punti ricerca, 0... 00, questo non ci possiamo fare niente. Vediamo se possiamo fare controllo remoto. No, l'abbiamo finito perché i punti di ricerca sono 0. Ok, andiamo a sentire che dice. Ammira le vette della tecnologia. Stampante 3D? Questa è la regina delle stampanti. Può produrre un intero arsenale di armi letali. Sul serio? Già, se sai usarla, voilà! L'hipster mercante di morte. Mi piace, ma non sono un hipster. Sì, se ne sei convinto tu. Ora prova a farci qualcosa, ma senza ucciderci. Interagisci triangolo con la stampante di per ottenere il jumper radiocomandato e un'arma. Allora, andiamo a vedere. Storditore E2Z. Che è sti teschi? Io mi prenderei questo. Questo è figo. Ok. Poi, slot armi 1, ci abbiamo sta pistola, ui la peppa, guarda che armi assurde che ci stanno ragazzi. Prendiamo questa a 0 perché è l'unica che potremmo averci. Stampa il jumper radiocomandato. Ma pensate che cacchio di gioco figo. Bella, eccola. Solo la pistola. No, poi voglio tutte le altre armi, assolutamente. Pronto, Marcus? Come fa? Ah, stampante 3D. Allora, poi abbiamo il jumper sotto. Eccolo qui.
lo prendiamo subito. Lancia e invia e stampa. Che sarà? Un HP? Che sarà questa stampante? In Epson? Che cacchio è che stampa queste cose assurde? Eccolo. Bello. Con scritto DeadSec, doppio teschio. Figo, figo, figo. No. Dove te lo metti? Tu cacchio te lo sei messo? Usa la ruota dell'equipaggiamento per ottenere equipaggiamento gadget. Tieni premuto su, apri la ruota, R per selezionare, il jumper prende il controllo, il quadrirotore prende il controllo. Ok, quindi con questo ci selezioniamo quello che vogliamo. Così ho tipo la pistola, così metto tipo lo storditore. Perfetto, ok. Allora, da chi dobbiamo andare? Da un altro. Vediamo un po' quest'altro che ci deve dire. Questa comunque è una bella gnocca. Allora, andiamo da lui. Mi do ancora un paio di nomi. È bello avere un altro fratello qui. Felice di essere qui, davvero. Siete tutti hacker? Beh, è un requisito minimo per entrare nell'hacker spazio. Ognuno è specialista in qualcosa. Prendi Josh là in fondo. Passa il tempo a costruire cose fuori di testa. Ora è alle prese con un drone da paura. E Branch? Anche lui se la cava. Ma è più bravo a smontare. E Sitara? È un artista e ne sa un sacco di grafica. Senza di lei, il DeadSec se ne andrebbe in giro senza un volto o una voce. E tu invece? Qual è il tuo superpotere? Coordinatore tattico. O mandriano di gatti, scegli tu. Porto il DeadSec dove ha maggiore impatto. Conosci il Primate? Sono degli hacker stronzi e figli di puttana. Sì, mi sono già scontrato con loro. Non è stato piacevole. Questo è il mio Marcus. Contattami quando sei pronto per partire e ti dico tutto. C'è sempre qualcuno che dà la caccia al Primate. Il tuo aiuto gli farebbe comodo. Attività online. L'attività online sono icone viola sul Nadel Maps. Ok, questo è per le missioni. Sentiamo finalmente bella cosciona mora. È pazzesco, giusto? Questo posto è pazzesco. Prima tenevamo traccia dei newsfeed qui, ma ora è la bacheca dei follower. E ci dice se siamo di moda? No, no, si basa su dati certi. Sai, come quanta gente ha scaricato la nostra app, quanta potenza di calcolo abbiamo. Fico. Ah, a proposito, sto mettendo l'app del DeadSec sul tuo telefono proprio ora. Quando è pronta, aprila, clicca dove è indicato e poi vai al parco, così la proviamo. Molto bene. Ah, un'altra cosa. Ti metto un reminder nel telefono, così ti ricordi che cosa vogliamo. Cioè, la potenza di calcolo per fermare la Bloom. Nuova operazione disponibile, una passeggiata. Premi option per aprire il telefono. Apple DeadSec, vediamo un po'. Operazione principale, elimina la Bloom. Operazione principale, una passeggiata. Quindi abbiamo questa qui nuova. Traccia missione, tracciamento missione. Raggiungi il Mission Dolores Park. Ok, torniamo indietro. Quindi, ah no, però una passeggiata. Ah ok, la dobbiamo completare. Elimina la Bloom, penso sia stata, sia terminata. Ok. Quindi dobbiamo andare, adesso vediamo un po' da dove si esce qui, che ci dobbiamo un attimo pure ambientare, dobbiamo ritrovare quella sorta di ascensore che ci faceva uscire. Allora, qui che cosa c'è? Dopo una breve pausa intervisteremo un ex artista di strada. Sweet Tea, così è noto nell'ambiente, è qui per promuovere un libro sulle sue opere e una nuova linea di moda che comprende magliette, cappellini e gioielli, roba da urlo! Allora, capiamo un attimo da dove si esce. Allora, qua non vedo nulla, qua non vedo, ci dovrebbe stare una sorta di ascensore che ci riporta sopra, ecco qua. Scale trovate, andiamo. Corri, 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 corri. Capisco come mai la corsa non la lasciano impostata. Papà, quanto ci mette? Sentite, ora fa un check per vedere quello che dobbiamo fare. Allora, sta a 150. Qui fuori, se non ricordo male, avevo lasciato una moto. Eccola. Esplora la Bay Area di San Francisco e redditizia. Attiva NECTEC comunque per trovare ricompense e nuovi dati per le operazioni. Ok, queste sono tutte le missioni secondarie. L'app è scaricata e sono al parco. È vicino. Che devo fare? Ora profila le cose intorno a te. La gente, i cellulari. Vedi cosa riesci a ottenere. Così potremo decidere le nostre prossime mosse e quali azioni fanno sì che la gente si interessi al DeadSec. Più follower scaricano la nostra app, più informazioni avremo.
È un circolo virtuoso. Oh, e cerca di trovare qualcosa che ci aiuti nelle nostre ricerche. Hipster mercante. Questa app è una miniera di dati. Di morte. Ok, ok, ho capito. E adesso? Sta a te ora. Puoi fare tutto quello che credi sia giusto. Aggiorniamo l'app del DedSec e in questo modo avremo più follower. I follower sono la nostra base. I follower sono computer e quindi più potenza di calcolo. Il che significa compiere azioni più grosse. Chitta te. Ehi, cos'è sta storia di Bobo DX? Sai che Bobo sta lavorando a un nuovo album? Sì, l'ho sentito. Beh, non lo ascolterai. Quello stronzo di Jim Carcani ha pagato milioni per tenerselo tutto per sé. Che c'entra un CEO farmaceutico con un album rap? È un grande fan di Bobo. Probabilmente vuole appendere l'album al muro tipo un trofeo. Ci sta solo sventolando i suoi soldi in faccia. Sai se Bobo ha accettato? Non ha ancora annunciato nulla, ma lo farà. Sono un sacco di soldi. Forse c'è ancora tempo per intervenire. Tempo per cosa? Scopri un'operazione secondaria. Mai sentito parlare di Jim Carcani? È il pezzo di merda che è andato in TV a ridere per aver alzato il prezzo dei farmaci contro la leucemia. L'uomo più odiato d'America? Sì, perché lo chiedi? È un grandissimo fan di Bobo DX. Deve aver saputo che Bobo è in città a incidere perché gli ha offerto milioni per avere il disco solo per sé. Che stupido. Bobo non accetterà mai. Quello vero no. Quindi dovremo passare per lui. Vado a fargli visita e a prendere in prestito qualche sua nuova canzone per darci un po' di credibilità. Come contattiamo Carcani? Dovete scorrere le interviste, i podcast, tutto. Trovatemi qualche frase utilizzabile. Dobbiamo fare un collage. Mi piace. Nuova operazione disponibile. Nuova operazione disponibile, pagherei caro. Nuova operazione disponibile, caccia al crimine. Nuova missione disponibile. App DedSec disponibile. Allora, andiamo su DedSec. Attiviamola. La pagherai cara. Ok, aspetta, qua che è? Operazione principale. Operazione secondaria. Operazione principale, una passeggiata. Ok, attiviamola. La missione completata. Operazione online, operazione principale, elimina la Bloom. Cosa ci dice? Tracciamento non disponibile, quindi dobbiamo fare questa qui. Traccia missione, più 13.000 follower. Sto cacchio! Questa se va bene da paura, regà. Tracciamento, hacker al telefono di Bobo Days a San Mateo. Mostra sulla mappa. Allora, tracciamento, missione... Chi era quel ragazzo di prima? Dovevamo hackerare, aspetta che... Che scendo. Scendi da qua. Marcus, no, vedo qualcosa, ragazzi, lì. C'è il trailer di Cyberdrive. Oh sì, wow. Non guardatelo senza di me. Ci vediamo nell'hackerspazio. Sto arrivando. Cyberdrive. Ma quante cacchio di missioni si stanno attivare? Al mondo. Si sta attiva il mondo. Dobbiamo andare. Fatemi vedere, vedo qui sotto qualcosa. Operazione secondaria, apri nell'app del DedSec, hacker il telefono di Bobo Davis a San Mateo. E poi l'altro c'è, stavo, volevo vedere le altre. E quante cacchio ne hanno messe? Un boato. Elimina la Bloom secondaria, secondaria, operazione principale completata. Operazione principale, elimina la Bloom, questa non ce lo fa fare, progetto a lungo termine. Cyberdrive, questa è una missione principale, quindi ci facciamo questa qua primaria. Più 27.000 follower addirittura. Guarda il trailer del film all'Hacker Spazio per attivare questa missione. Allora, andiamo a vedere dove sta l'Hacker Spazio. Eccolo qua, sta proprio qua vicino. Perfetto, andiamo ad attivare. Chiudi qua il menu. Oh, vabbè, già ho sgrigiato la macchina, ce l'ho appena presa. Cioè, oh, vabbè. Devo andare a vedere il trailer. Cacchio. Cioè, già stiamo a sventrare sta cacchio di... Mamma mia che tramba che ho dato. Entriamo. Scusate, permesso. Permesso. Fate passare. Permesso. Andiamo. L'associazione religiosa New Dawn accusa il consigliere di Oakland Miranda Comey di diffamazione. In una recente intervista, il consigliere ha definito New Dawn una truffa con schema piramidale. L'associazione non sembra avere risposto solo per vie legali. Informazioni private sul consigliere sono state appena rese note attraverso la diffusione della cartella clinica relativa al suo cambiamento di sesso inviata anonimamente ai media.
Un portavoce nega che New Dawn abbia avuto a che fare con la diffusione di tali informazioni e anzi ha accusato il consigliere Comey di voler solo attirare l'attenzione. Allora, guardiamoci questo trailer per poi andare a fare la messa. Il trailer del nuovo film di Jimmy Siska? No, è uscito, fammelo vedere. No, non su questo. Dobbiamo avere l'audio perfetto, uno schermo gigante e metterci comodi. Giusto. E silenzio. Tu l'hai già visto? Ma va, ti ho aspettato. Sei un grande, grazie. Ragazzi, ci guardiamo il trailer, quindi zitti! Silenzio! In un mondo in cui la tecnologia connette tutto. Non voglio giustizia, maledizione. Un uomo vaga per la superstrada informatica in cerca di cybergiustizia. Voglio cybergiustizia. Una semplice riga di codice può distruggere ogni cosa. Sarà una cybertastrofe. Cyberdrive. Sparagli una raffica di codice, Chip. Jimmy Siska è... Scegliete, ragazzi. Seguitemi o morite. Devon von Devon! Dobbiamo portare al sicuro quegli hacker. Non sono hacker, Devon. Sono soltanto dei newbie. Ehi, la macchina parla! Questa non è la smart card della mamma. La prossima volta ci servirà un firewall migliore. Sai... Cyberdrive! Spacca il culo ai passeri! E l'auto che parla, ammettilo, Josh. L'auto è figa. Sapete che vi dico? Montiamo una nostra versione del trailer. E... quell'auto ci aiuterà a farlo. Davvero? Guadagneremo un botto di follower. Sì, prima io e Josh andiamo agli studios a prendere il copione. Così vediamo anche le altre perle che hanno sul Death Sect. E cerchiamo la macchina. Ok, come procediamo? Pubblichiamo un proclama? No, che senso ha? Ci metterebbero una pezza. No, che ci provino. Tranquillo, cyberbimbo. No, non... I film sugli hacker vanno hackerati. HMP Studios. Vi riteniamo responsabili per lo schifo che è Cyberdriver. Passino gli stunt brutti e i dialoghi orrendi, ma è un insulto all'intelligenza. E questo non lo perdoniamo. Sembra che vi serva una lezione su quello che sanno fare gli hacker. Visto che non avete studiato, ve lo insegneremo. Lanceremo l'operazione Hack and Run. Ecco cosa fanno i veri hacker. Siamo il DeadSec. Ok, allora ragazzi, guida fino agli HMP Studios per fare questa versione del trailer, per fare tanti follower e aumentare ovviamente i nostri seguitori, i nostri fan più che seguitori, per mandare avanti la nostra missione. Spero che il video sia a vostro gradimento e noi ci vediamo con tanti nuovi video. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi sul mio canale e mettete un bel mi piace sul mio video e ci vediamo ovviamente con tanti nuovi video, sempre qui. Sempre sul mio canale.